Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica Giochi Educativi Ericsson. Io sono Angela e insieme oggi impareremo a giocare a Occhio alle lettere, un gioco di velocità e colpo d'occhio. Occhio alle lettere è un gioco ideato da Serena Maggioni che stimola l'automatizzazione del linguaggio spontaneo, l'autocontrollo e la velocità. Possono partecipare da 2 o 4 giocatori e la durata media di ciascuna partita è di circa 10-15 minuti. Per iniziare, vediamo assieme i componenti del gioco. All'interno della scatola troverete 48 carte, di cui 40 contenenti una lettera uguale e 8 con lettere tutte diverse. Due carte inoltre con le istruzioni del gioco. Lo scopo è quello di individuare le lettere uguali all'interno della carta, se ce ne sono, e dire per primi una parola che inizi con quella lettera. Per preparare il gioco, mescolate bene tutte le carte e ponete il mazzo al centro del tavolo coperto. A partire dal giocatore più giovane si gira la prima carta del mazzo e la si pone scoperta e ben visibile da tutti al centro. Chi per primo individua la lettera uguale e pronuncia una parola che inizia con quella lettera vince e si guadagna la carta. Attenzione, non è permesso ripetere parole già dette nei turni precedenti. La mano poi passa al giocatore alla destra di chi ha vinto il turno precedente e si scopre una nuova carta. In caso venga girata una delle 8 carte senza lettere uguali, si dovrà formare una parola utilizzando le lettere presenti sulla carta, usandole una volta sola. Se più giocatori pronunciano una parola nello stesso momento, vince la parola più lunga. Nelle istruzioni, poi, sono presenti alcune varianti. In occhio al colore, ad esempio, si allena l'autocontrollo. Il giocatore deve individuare le lettere con lo stesso colore e non le lettere uguali e pronunciare una parola che comincia con l'iniziale del colore. Ad esempio, le due lettere uguali qui sono rosa, quindi io devo pronunciare una parola che inizi con la parola R. Ramo. Per scoprire invece come si gioca a Occhio alla sillaba e cose, nomi, città, vieni a scoprire Occhio alle lettere. Se avete domande, sentitevi liberi di scriverle nei commenti qui sotto e vi risponderemo il prima possibile. Potete trovare altre informazioni sul gioco al sito www.ericsson.it. Potete inoltre iscrivervi al canale e riceverete una notifica quando saranno disponibili nuovi video tutorial sui giochi educativi Ericsson. Fino al prossimo episodio, grazie e buon gioco!